Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Io sono tornata con un video veramente speciale perché ho una sorpresa per Daniele, ma in realtà è una cosa emozionante anche per me, perché oggi, come avete visto dall'immagine di copertina, andremo a fare la forma delle nostre mani o la statua delle nostre mani con questo kit che ho comprato da Amazon. Credo che l'abbiate visto sicuramente in giro. Daniele non lo sa e io andrò a fare una sorpresa, ma prima di iniziare il video, pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanella per ricevere le mie notifiche. Andate a visitare anche il mio sito, che è www.yolandaswitz.it, perché sabato prossimo ci sarà un nuovo rifornimento di slime alle ore 18, sabato, mi raccomando. Prima di iniziare il video fatemi sapere una cosa: di che colore è la vostra maglietta in questo momento? La mia è beige. Allora, lo chiamiamo Daniele? Daniele! Che? C'è un regalo. Un regalo per me? C'è una cosa che ti devo dire. Sei pronto? Vieni qua. Allora, prima di vederla, vieni qua, mettiti la sedia. Aspita. Che dobbiamo parlare. È una proposta. Dobbiamo parlare. Dobbiamo fare questo. Ah, è cosa per fare la... come si chiama? La statua delle nostre mani. Ah, bellina. Ti piace? Sì. Allora, vediamo dentro cosa c'è. Andiamola ad aprire. Allora, queste cose così improvvisamente mi sono... Vediamo un pochettino cosa troviamo dentro. Allora, cosa c'è? Ci sono le istruzioni. Ma non è che poi rimaniamo incollati con la mano? No, perché ho visto vari tutorial su YouTube. Quindi sei pratica. Sì, dobbiamo riempirci le mani di olio Johnson's. Allora, praticamente la prima cosa da fare è questa, l'alginato. Ma sono cose così per gli slime. Esatto, praticamente l'alginato bisogna mescolarlo con l'acqua. Ok. Che già avevo pronta qui, ma in realtà Daniele non sapevo per cosa fosse. Che ne so, pensavo fosse per gli slime. E dobbiamo metterlo qua dentro e poi noi dobbiamo inserire la mano. Ma io ho i peli, come funziona? Ops. No, non succede niente. Non è che si strappano. Credo che non succeda. Non è che si strappano. Prima di iniziare ci dobbiamo lavare bene le mani. Io già le ho lavate prima. Vabbè. Poi ci dobbiamo riempire le mani di olio. Perché così. Ma sei sicuro che non mi tira via i peli? Te lo giuro. Quindi un litro e 900 quasi, quindi devo riempire un altro poco di acqua a temperatura ambiente che devo fare dentro questo qui. Quindi devo mettere questo qua dentro e mescolarlo con l'acqua. Questo qua in realtà ci mette 2 minuti per indurirsi. Poi dopo che si è indurito possiamo cacciare la mano e dobbiamo preparare il plaster, che è il gesso, in un'altra ciotola, mescolare e poi versarlo dentro la forma della nostra mano. Aspettare un 10 minuti credo. No, il cavoletto di Bruxelles, dobbiamo aspettare 3 ore. Allora, vai. Quindi l'alginato. Qua sembra di essere tornato tipo alle medie. Inizio a versare. Allora, metto questo qua. Sì. Mamma mia, ho paura perché poi ce n'è... Vabbè. Vado, verso l'acqua. Aiuto, oh mio Dio! Mi sento unto. Buone. Va bene così? Aspetta, amore, non ti posso rispondere perché qua è un macello. Ok. Allora, ce l'abbiamo quasi fatta, eh. L'impasto è praticamente quasi pronto, ci dobbiamo sbrigare perché sento già che si sta indurendo. Io sto qua, quando vuoi. Quando vuoi lo si fa. Un attimo. Vai, Ole, vai! Oliati anche tu. Allora, penso che io abbia mescolato bene. Poggio da qualche parte. Allora, poggio qua, non fa niente, allora mi devo oleare. Presto, presto, presto! Ma te l'ho messo! A me va bene. Allora. Ragazzi, augurateci buona fortuna. E speriamo che... Ragazzi, se non funziona, vendicateci. Esatto, allora, se non funziona, vendicateci. Mano mia, mano tua. No, non fine a sotto. Ok, ora dobbiamo aspettare. Secondo te? Ma verrà? Verrà. Però aspetta, sei troppo tesa. Ah, però non mi stringi troppo la mano. Ragazzi, ecco, non abbiamo ripreso il momento dello stacco delle mani perché eravamo soli e non sapevamo come startare. Però... è venuto. Le mani ci sono ancora. Le mani ci sono ancora. I peli anche. Esatto. Voglio... il calco è venuto. Ecco. Adesso, in base alle istruzioni, dobbiamo lavare il calco con l'acqua corrente. Quindi inseriamo l'acqua. Ecco, perché ragazzi, praticamente si è solidificato. L'odore di questo, l'odore di questa roba è tipo di menta. È buono, sì. Cioè, è un odore buono. Sembra tipo dentifricio.
Bravo, sembra di aver dentifricio, quindi vi voglio far vedere una cosa. Dentro ci sono le nostre mani. Faccio vedere una cosa, aspetta. Si toglie? Sì, si toglie, ma non lo togliamo. Si toglie. No, aspetta, non lo toglie. Vabbè, comunque è venuto ed è anche molto molto solido. Ecco. Quindi adesso. Guardate, eccole. Eccole là. Quindi adesso andiamo a preparare il gesso, così facciamo la colata dentro. E vediamo poi, dobbiamo aspettare 3 ore per vedere com'è. Sì. Yolanda, adesso cosa vai a fare? Allora, adesso io vado a preparare il gesso. Okay. Versandolo in 450 ml d'acqua, che ho già preparato qui, così mi dice. Versare 450 ml d'acqua a temperatura ambiente in un contenitore. Indossare i guanti. Yolanda, dai, su. Brava, Yolanda. Ormai siamo abituati a usare i guanti. Di tutto, brava Yolandina. Aspetta, però. Okay. Gira, gira. Mescoliamo. Gira. Vi ricordo che è sempre gesso, questo qua comunque adesso ci metterà 3 ore per indurirsi, 3-4 ore. Sì, sì, nel frattempo facciamo altre cose nostre. Esatto, Daniele intanto sta facendo il cameraman. E adesso mescolare bene per un minutino. Vai, Yolanda. Oh, wow, è tantissimo sto gesso. Fai fine sopra, non ti fa tutto. Esatto, sì, aspetta. Aspetta, facciamo così. Se ne scende bene, bene. Esatto. Facciamo fino a su, Vedi, ragazzi, ha coperto completamente il buchino dove abbiamo inserito le nostre mani. Esatto. Quindi ne metto un altro pochettino, dai. Vai, fino a su, dai. Fino a su? Sì. Ok. Vediamo un po'. Penso così va bene. Un altro po', proprio fino a sopra. Fine. Pure il braccio. Come si è indurito, dobbiamo capovolgere tutto, pure la parte molliciosa. E la dobbiamo staccare pezzo per pezzo per poi rivelare la scultura. A quanto pare si è indurito. Bene, sì. Allora, addirittura. Ma non ci ha messo 3 ore, però. No, ci ha messo. Forse un'ora e mezza. Boh, ora vediamo. Io spero si sia indurita. Vi devo dire che era pomeriggio qui e l'ho messa al sole. L'ho fatta rimanere un'ora al sole e quindi si è indurito molto prima. E piano piano adesso io già qui stavo togliendo la gomma, perché come potete vedere si toglie facilmente ed è diventata rosa anche grazie al sole. Io, oddio, però Guongio. Esatto, no, la è figata. Esatto, la travaso qui e adesso piano piano in realtà si deve tagliare. Burro. Accortenza, esatto, dobbiamo tagliare con molta accortenza. No, te lo giuro, sembra tipo profumo, sembra dentifricio. È vero, sembra dentifricio. Vedi, non mi tagliare la mano. Non voglio tagliarti la mano. Aspetta, però lo voglio girare. Vediamo se ci riesco. Aspettate. Però lo sapete cosa? Aspetta, perde acqua. Perde acqua. Com'è su fatta? Forse dentro si è... sta sotto. Oh, oh bamba. Oh bambino. Ui! Piano piano. Oh. Oh. La mano. Oh. Oddio. Oddio. La lezzeria è a caldo. Dio, ma è bellissima! Ma c'è anche la mia vena! Amore! C'è la vena! Amore, è uscita fuori benissimo! Aspetta! Può uscire un pochino? Sì, no, devo... è uscito questo! È uscito fuori questo per levigare! Esatto, per levigare! Cerchiamo di togliere... Non è tutto! Non rompere niente! Oddio, ragazzi! Guardate, raga! Qua, secondo me, perché... Ecco qua, togliamo pure... il gesso in eccesso. No, ma è bello che si vedono anche le proprio le rughine. Cioè, raga, si vede tutto. È fatto da Dio. Oddio, ho tolto tutto, aspettate. Togliamo tutta la parte rosa da dentro al gesso. No, ma la vena sulla mia mano, ragazzi, è spaventosa. La mia invece si vede subito che c'ho la manina piccola. Piccolina. Pozzetta. Però è uscita fuori molto bene. Che senso che fa? Oddio. Ma questa qua ma la conserviamo. Sì che la conserviamo. Qua dobbiamo mettere Yolanda. Aspetta. Firmiamola. Aspetta, vediamo, troviamo un pennarello. Vediamo quello rosso. Fai tu, dai, è la scrittura più bella. Allora, questa è la mia? Sì. Diciamo. No, non si. Si fa. Iole. E Dani. Però non si fa, perché giustamente è gesso, raga. No, ma Daniele, ma è spaventoso? No, ma la vena sulla mano. No, ma a parte la vena sulla mano è spaventoso, proprio la texture. Cioè, guarda, proprio qui, tutta la cosa della mano. Queste qua, ragazzi, queste qua. Sì, le rughette della mano. Le rughette. Io non ho parole. E non perché sono vecchio.
E invece sì. No. Metti Dani, basta. Esatto. Oh! Che bello! Che bella! Facciamo vedere la differenza. Mano vera? Aspetta, era questa. Era così? Aspetta, non la voglio far cadere che c'ho l'ansia. Ecco, ragazzi. Eccoli, che carini. Ok ragazzi, allora con l'immagine della nostra statua riuscita alla grande, pollice in su, vi diciamo che il video è finito e spero che vi sia piaciuto, ovviamente intrattenuto, strappato un sorriso, tenuto con l'ansia fino alla fine. Io vi mando un bacione ed un abbraccio forte e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye.